Nel 1931, Geli Raubal, la nipote di Adolf Hitler, viene trovata morta nel suo appartamento di Monaco. Secondo il verdetto ufficiale, si tratta di suicidio, ma molti credono che la verità sulla sua morte sia stata nascosta. Ma da chi e per nascondere cosa? Erano molto legati, a quanto pare anche troppo. L'ossessione di Hitler verso tutto quello che Geli faceva era quasi patologica. Era una relazione ossessiva, crudele, di sfruttamento e manipolazione, molto vicina a quello che definiamo abuso sessuale. Wilhelm Hermann Göring. No home in the world unheard. Yes, he had not committed suicide, but that he had been murdered. Defendants make final statements to the tribunal. Ich selbst möchte aber hier ganz aus der Tiefe meines. Monaco. Oggi è la capitale della Baviera e la terza città più grande della Germania. È sede di università rinomate e istituzioni culturali. Ma nel 1931 ospita il quartier generale del partito nazista e la residenza privata di Adolf Hitler. Nello stesso anno, Geli Raubal, la nipote di Adolf Hitler, viene trovata morta all'età di 23 anni nel suo appartamento, apparentemente per suicidio. Ma gli eventi che portano alla sua morte e il segreto che circonda le indagini hanno spinto molti a mettere in dubbio il verdetto ufficiale, con ipotesi di incesto, omicidio e insabbiamento da parte del partito nazista, molti mesi prima che salisse al potere. Tra di loro c'era una relazione molto stretta, la cui natura è ancora oggi poco chiara. Il 1925 è un anno formativo per Adolf Hitler. Appena rilasciato dal carcere di Landsberg, dopo l'arresto per il putsch della birreria, annuncia la ricostituzione del partito nazista e si proclama suo leader. Nello stesso anno fonda le SS, pubblica il suo libro Mein Kampf e compra un appartamento a Monaco, vicino al quartier generale del partito. Questa è la scena del crimine. È qui che la nipote di Hitler, Geli Raubal, ha perso la vita tra il 17 e il 18 settembre del 1931. Secondo la teoria ufficiale, è stato un suicidio. Comunque, per me le prove che potrebbe essersi trattato di omicidio sono convincenti quanto quelle di suicidio. A metà degli anni 20, Hitler acquista la sua prima proprietà, la casa vacanze Wackenfeld, che più tardi diventerà il Berghof, il suo rifugio di montagna tra le Alpi bavaresi. Chiede così alla sorellastra Angela di venire nella sua casa a fargli da governante, e Angela porta con sé le sue due nipoti, Geli ed Elfriede. Hitler mostra particolare interesse per la più giovane delle due nipoti, Geli Raubal. Geli era giovane, vivace e sempre sorridente. Geli era una giovane donna, allegra, frizzante, io direi non particolarmente intelligente, ma di sicuro positiva e divertente. Uno degli amici di Hitler, il fotografo Heinrich Hoffmann, diceva che Geli riusciva a illuminare una stanza. Poteva far cambiare l'atmosfera, quindi era sicuramente una persona simpatica e molto apprezzata, decisamente diversa da come immaginiamo Hitler. Hitler era una persona molto cupa, un individuo depresso. Bisognava rallegrarlo e lei ci riusciva.
Era deliziato da Gehli, la trovava piacevole e allegra. Con lei poteva riuscire a dimenticare le preoccupazioni tipiche di un uomo politico e godere semplicemente della sua compagnia. È cominciato tutto così, in modo innocente. Nel corso degli anni, Gehli si trasforma in una donna forte e ambiziosa. Viene descritta come capricciosa, divertente e dispettosa. In netto contrasto con lo zio Adolf. Hitler era un uomo all'antica, in generale piuttosto borghese nel modo di comportarsi, soprattutto con le donne. Era solito fare il baciamano ed era gentile. Allo stesso tempo pensava che le donne non avessero molto da offrire, a parte mostrarsi carine e fare figli. Nonostante la sua poca considerazione nei confronti del genere femminile, sin da giovane Hitler ha legami molto forti con le donne della sua vita. Il comportamento di Hitler con le donne era strano. Il rapporto con la madre era molto stretto, ma Hitler provava verso di lei un forte desiderio di controllo, oltre all'affetto sincero nei suoi confronti. Il medico che ha curato la madre durante la sua ultima malattia diceva di non aver mai visto, nei suoi anni di lavoro, un attaccamento come quello tra Hitler e la madre Clara. La madre di Hitler stravede per lui. Quando Hitler è appena adolescente, si prende cura di lei dopo la diagnosi di cancro, accudendola fino alla fine. Sembra che non si sia mai ripreso dalla sua perdita. Non ha avuto una vera fidanzata fino a 37 anni. Non è strano per un eterosessuale arrivare a quell'età senza aver avuto mai una fidanzata? Se era così attraente, come mai non ha avuto fidanzate nel periodo viennese o nel primo periodo nazista? Non ce n'è nessuna. Negli anni giovanili provava una sorta di disprezzo riguardo ai costumi sessuali di Vienna. Visitava il distretto a luci rosse della città, non come cliente, ma per esprimere tutto il suo disgusto. Hitler vuole coltivare l'immagine dell'uomo sposato solo alla patria, senza tempo da perdere per le questioni romantiche. Sente perciò che la sua giovane nipote, Gehli, è la persona ideale per avere una compagnia poco impegnativa. È l'inizio di una relazione che si concluderà in tragedia. La portava a cena nei ristoranti, la portava alle feste. E così la gente ha iniziato a chiedersi chi fosse, se si trattasse della sua fidanzata. Hanno iniziato ad essere legati dal 1927. Si incontravano spesso. Hitler si faceva accompagnare da lei a vari eventi, non necessariamente politici, ma ad esempio musicali. Ha iniziato a presentarsi spesso con Gehli sotto braccio. Ma presto il rapporto tra i due diventa più stretto. Gehli è molto attraente e Hitler non ha fidanzate, quindi lei diventa una specie di consorte. La relazione tra Gehli e Hitler smette di essere di pura convenienza e si trasforma in qualcosa di più intenso. Molti oggi credono, così come in quegli anni, che Hitler vedesse Gehli non più solo come una nipote. Era una relazione stretta, la natura della quale è ancora oggi poco chiara. Erano molto vicini, lo si vede nelle foto che li ritraggono insieme. Lei è piuttosto civettuola, si vede che stanno bene insieme, che c'è intesa tra i due. I sentimenti di Hitler cambiano molto man mano che Gehli cresce. Credo avesse 17 anni quando inizia la relazione.
Dal 29, quando Gehli si trasferisce da lui, Hitler sviluppa un comportamento ossessivo nei suoi confronti, un forte desiderio di controllo su ogni aspetto della sua vita. Hitler si affeziona molto a lei. Io penso che l'amasse, non credo che ci siano dubbi su questo. Penso che fosse anche attratto fisicamente, mentre non so se Gehli provasse attrazione fisica nei suoi confronti. Hitler prendeva il suo ruolo di tutore molto sul serio, quasi al punto da rasentare l'ossessione. Esercitava un pesante controllo sulla sua vita, volendo evitare che avesse qualunque altra relazione. Gehli, verso la fine della sua adolescenza, inizia a stancarsi di essere solo un accessorio della vita di suo zio. All'età di 19 anni voleva studiare, truccarsi e andare alle feste. Voleva fare, insomma, tutte quelle cose che fanno le ragazze della sua età. E naturalmente Hitler lo considerava inaccettabile. Era la sua cucciola, il suo giocattolo, se possiamo dire così, anche se non era un gioco. Hitler rifiutava il suo desiderio di indipendenza. Era troppo ossessivo, Gehli voleva la sua libertà, ma ricordiamoci che Hitler è stato il più grande maniaco del controllo della storia. Gehli era vivace e libera. Ed era normale che desiderasse avere delle relazioni oltre quella che aveva platonica con suo zio. Ma Hitler voleva controllare ogni aspetto della sua vita. Crescendo, Gehli desidera avere relazioni con altri uomini e inizia a frequentare segretamente l'autista di Hitler, Emil Maurice. Sembra che Gehli si sia innamorata di uno dei membri del personale di Hitler. Emil Maurice. Emil è l'autista di Hitler e fa parte del suo servizio di sicurezza personale. Secondo la testimonianza di Maurice, i due progettano di sposarsi, ma quando Hitler li scopre, pretende che interrompano immediatamente la relazione. Hitler si è arrabbiato molto nello scoprire che Gehli aveva avuto una relazione di tipo sessuale con uno dei membri del suo staff. Anzi, in realtà li ha scoperti proprio mentre erano in una situazione compromettente. Aveva un frustino in mano che portava abitualmente con sé e ha minacciato Maurice, che è scappato dalla finestra. Da quel momento in poi Maurice ha perso il suo posto nel circolo ristretto dei collaboratori di Hitler. Quindi non c'è dubbio che i sentimenti di Hitler per Gehli erano passati da quelli di un normale affetto a una relazione semi-erotica non consumata. Era quasi patologico il modo in cui era ossessionato da tutto quello che Gehli faceva. Mostrare interesse e preoccupazione è una cosa, ma competere con i suoi spasimanti non è qualcosa che ci si aspetta in una normale relazione zio-nipote. Il rapporto diventa talmente instabile che non è più solo Hitler a mostrare un comportamento dominante. Stranamente anche Gehli inizia a manifestare segni di gelosia. Tutte le persone intorno a loro pensavano che ci fosse una sorta di reciproca gelosia. Se Gehli parlava con dei giovani uomini, Hitler non gradiva. E se Hitler parlava con delle giovani donne, Gehli non gradiva. Erano molto legati, a quanto pare anche troppo. Si pensava che fosse una relazione platonica, ma sembrava più una relazione pseudosessuale o, come minimo, che coinvolgesse qualcosa di più intimo. Analizzandola risulta piuttosto inquietante. Desiderosa di vivere la propria vita, Gehli inizia a non accettare le regole dello zio, provocando terribili litigi. Gehli era molto determinata e di conseguenza c'erano pesanti scontri verbali tra lei e Hitler. Più cercava di seguire la propria strada, uscire e sfuggire al suo rigido controllo, più tentava di farlo, più lui diventava isterico e reprimeva ogni suo desiderio.
La particolarità della loro relazione non sfugge a chi gli sta accanto. Molte persone iniziano a mormorare. Ma negli anni queste chiacchiere costeranno loro la libertà e in alcuni casi anche la vita. I testimoni oculari e le persone dell'entourage di Hitler avevano capito che la relazione stava diventando tesa. Litigavano spesso e i vicini dicevano di sentirli urlare attraverso i muri. Alcune persone hanno assistito ai loro litigi, tra questi Albert Speer. Anche Hoffman, il suo fotografo, ha parlato nelle sue memorie delle liti che avevano. Erano un fatto noto. Iniziano a circolare delle voci secondo cui la relazione tra Hitler e Gehli è diventata più oscura rispetto a quanto si pensasse. Si vociferava che Gehli avesse raccontato a degli amici, a delle persone che aveva conosciuto, che Hitler era andato oltre la tipica relazione zio-nipote. Che aveva fatto dei disegni pornografici di lei nuda. E che si era spinto quasi al limite dell'abuso sessuale. Una delle persone con cui Gehli si confida è Otto Strasser. Strasser è membro del partito nazista e avversario politico di Hitler. Gehli confida a Strasser che Hitler le domanda spesso di fare cose a suo giudizio semplicemente disgustose, aggiungendo che non avrebbe mai immaginato di arrivare a quel punto. Non sapremo mai se è vero o falso, ma essendo un avversario politico, sicuramente preferiva pensare che fosse vero. La relazione era ormai sulla bocca di tutti. Certe cose non potevano più essere tenute segrete. La gente ne era scandalizzata. Poiché il partito nazista è sul punto di prendere il potere, bisogna evitare qualunque scandalo. Soprattutto se relativo al leader del partito, legato sentimentalmente alla giovane nipote. La vedevano come una possibile causa di imbarazzo e ricatto. I rivali e gli avversari politici avrebbero potuto ricattare Hitler, spargendo la notizia che il Führer avesse una relazione perversa con la nipote. L'immagine, per i membri del partito, è tutto. E bisogna fare qualunque cosa per proteggersi dalla cattiva pubblicità. Si dice che i nazisti abbiano distrutto qualunque prova esistente. Si racconta, per esempio, che i disegni pornografici fatti da Hitler stavano per essere venduti, per poi ricattarlo, ma che i nazisti siano riusciti a recuperarli e distruggerli. Il prete cattolico padre Bernhard Stempfel è amico e consigliere di Hitler. Sembra che Stempfel abbia recuperato una lettera scritta da Hitler a Gehli, il cui contenuto, se divulgato, avrebbe potuto generare forte imbarazzo. Era senza dubbio perfetta per giornali come il Munich Post, che insisteva molto su certe tematiche. I nazisti avevano già subito diversi attacchi scandalistici sui giornali. La relazione tra Hitler e Gehli diventa motivo di preoccupazione per gli alti membri del partito nazista, ma le loro paure avranno vita breve. A settembre del 1931 la relazione finisce. C'erano continue discussioni tra i due perché Gehli voleva essere libera e vivere la propria vita. Aveva 23 anni, voleva diventare una cantante. Pare che discutessero spesso perché Gehli voleva seguire lezioni di canto a Vienna. Lo zio Dolph, come lo chiamava lei, le avrebbe finanziate? Sappiamo che in generale era contrario al suo desiderio di indipendenza. Gehli voleva andare a studiare a Vienna e avere più libertà di muoversi.
Hitler ha iniziato a urlare e alcuni vicini hanno sentito il litigio. Le diceva: non andrai a Vienna, fine della storia. Il giorno seguente, alcuni membri dello staff di Hitler fanno la tragica scoperta. È stata trovata morta sul pavimento, con un colpo di pistola al cuore, la pistola personale di Hitler. Gli investigatori del Dipartimento di Polizia di Monaco sono chiamati a esaminare la scena e a interrogare qualunque potenziale testimone oculare che possa gettare luce sull'accaduto. Gerhard Förmetz, storico e ricercatore all'Università di Augusta, si reca all'archivio di Stato di Monaco per visionare i documenti ufficiali della polizia relativi al caso Gaeli Raubal. Questa è una raccolta di documenti sugli omicidi avvenuti in Baviera nel periodo che va dal 1929 al 1937. Ho trovato un resoconto sul caso Raubal del 28 settembre 1931. Descrive quello che la polizia ha trovato sul posto. Angela Raubal era riversa sul pavimento. Inoltre nomina tutte le persone che si trovavano al piano al momento dell'arrivo della polizia. C'erano 5 persone, ma solo 4 sono state interrogate su quello che avevano visto. La quinta persona, Franz Schwarz, un membro del Consiglio Comunale di Monaco, non è stato interrogato. E il suo nome non compare più. È nominato solo all'inizio tra le persone che vengono trovate al piano all'arrivo della polizia. Franz Schwarz è anche il tesoriere del partito nazista. Ed è amico intimo di Adolf Hitler. Nonostante sia uno dei primi a comparire sulla scena, Schwarz non viene mai interrogato dalla polizia. Gli investigatori rilevano anche diverse incongruenze nelle testimonianze dei domestici. Vengono date versioni differenti riguardo a chi abbia trovato il corpo e chi sia entrato per primo nella stanza, ma tutti concordano su una cosa: Hitler non era nell'appartamento quando il fatto è accaduto. Dalle prove e testimonianze raccolte dalla polizia, si suppone che quando Hitler ha lasciato l'appartamento dopo la lite, Gaeli sia diventata sempre più inquieta. E sapendo dove suo zio teneva la pistola, sia andata al suo comò e abbia preso dal cassetto la Walther calibro 6,35. Chiudendo la porta a chiave per evitare che qualcuno della servitù la interrompesse. Sempre secondo la polizia, a quel punto Gaeli ha caricato la pistola. Ma invece di puntarla alla tempia, ha deciso di rivolgerla verso il suo corpo e puntarla al petto. Apparentemente non è riuscita a colpire il cuore, ma ha trafitto un polmone. È morta per dissanguamento, annegando nel suo stesso sangue. Quindi è morta più tardi, durante la giornata. Stranamente, tranne una rapida occhiata al corpo da parte del medico della polizia, non è richiesta alcuna autopsia. E la morte è archiviata come suicidio. Ma la velocità con cui l'indagine viene chiusa genera il sospetto di molte persone.
Una delle prime cose ad essere notata è il modo inconsueto in cui si sarebbe sparata. Secondo la teoria del suicidio, Gailey ha tentato di spararsi al cuore e ha puntato la pistola qui, proprio sopra il cuore. Un modo piuttosto insolito di suicidarsi. Ha mancato il cuore e si è trafitto un polmone. Di conseguenza non è morta subito. I giornali del tempo raccolgono informazioni sulla vicenda e la morte di Gailey diventa una notizia nazionale. Immediatamente si sono diffuse molte chiacchiere in Germania riguardo alla natura non chiara e al carattere malsano della relazione. Si diceva che fosse incestuosa, che i due avessero rapporti e anche che Gailey fosse incinta. Fritz Görlich è un giornalista ed editore di Monaco che indaga sulla morte di Gailey. Scrive molti articoli e la sua opinione è chiara. Gailey non si è suicidata. Di conseguenza Gailey era stata eliminata, era stata assassinata. Era una testimone eliminata da uno dei complici di Hitler. Le voci che la morte di Gailey sia stata un omicidio continuano a circolare. C'è chi sostiene che la sua uccisione sia stata ordinata dagli alti membri del partito. Era considerata instabile perché parlava della sua vita privata con molte persone. Si era arrivati a un punto in cui i nazisti temevano per la propria reputazione. Se i dettagli della vita privata di Hitler venivano alla luce e arrivavano alla stampa, sarebbe stato un grave colpo per loro. Nel 1931 il partito nazista è la potenza emergente nella politica tedesca. Siamo nel periodo della crisi economica, del crollo di Wall Street del 1929 e poi di conseguenza del crollo dell'economia tedesca nel 1930. I nazisti sfruttano il periodo di crisi per diventare una potenza emergente. Se quelle informazioni diventavano pubbliche, in particolare quelle sulle loro pratiche sessuali, sarebbe stato disastroso. Immaginate il senso di ridicolo su Hitler e sugli altri membri del partito. Quindi Gailey doveva morire. La teoria che Gailey sia stata in realtà uccisa sembra plausibile per molti. Ma il sospetto non ricade sul partito nazista. Le voci iniziano a circolare sulla stampa e per le strade. Una persona in particolare è direttamente responsabile della sua morte. Circolavano delle voci al tempo riguardo al fatto che Gailey non si fosse suicidata, ma fosse stata uccisa da una persona non identificata. Il nome di Hitler era ricorrente, perché era il proprietario dell'appartamento. Ma Hitler dichiara che in quel momento non si trovava nei pressi dell'appartamento, essendo dovuto uscire per un incontro a Norimberga. Ci sono due differenti certificati medici nei documenti della polizia. Uno sostiene che Gailey è morta da 8 ore e in quel momento Hitler si trova a Norimberga. L'altro, che fa parte sempre dello stesso resoconto della polizia, dice che Gailey è morta approssimativamente da 24 ore. Se era morta da 24 ore, Hitler avrebbe potuto facilmente ucciderla e non aveva alibi. Durante l'interrogatorio della polizia, Hitler nega anche di essere costantemente in contrasto con sua nipote, aggiungendo che nella notte in questione non c'era stato alcun litigio.
La gente presente in casa e coloro che attendevano Hitler per accompagnarlo all'incontro di Norimberga più tardi testimonieranno che i due avevano litigato furiosamente, urlandosi addosso, e che poi Hitler se n'era andato. Era uscito per recarsi in limousine alla stazione e tenere un discorso quella sera stessa. Questo gli forniva un alibi. Ma il giornalista Fritz Görlich continua l'indagine e pubblica un articolo in cui sostiene che alcuni testimoni hanno visto sul corpo di Gehli molte altre ferite, oltre al colpo di pistola al petto. In un articolo su un giornale di Monaco si sosteneva che probabilmente Gehli non si fosse suicidata. Inoltre, alcuni testimoni, come ad esempio le donne che avevano lavato il corpo di Gehli, avevano notato delle contusioni. Altri testimoni avevano detto che aveva il naso rotto e dei lividi sul viso. Basandosi sulla testimonianza di Hitler, secondo cui non c'era stata alcuna lite violenta, il dottor Müller della polizia di Monaco rilascia un comunicato stampa. Müller sostiene di aver riesaminato il corpo di Gehli e che i segni trovati su di lei sono dovuti al fatto che il corpo è stato trovato col viso rivolto verso il pavimento. Era stata in quella posizione per 17-18 ore. E questo spiegava perché avesse il naso rotto. Non era il risultato di un colpo in viso, ma della caduta sul pavimento. Quindi il secondo esame fatto dal dottor Müller confermava l'ipotesi di suicidio. Non aveva trovato indizi che potessero far pensare ad altro. Secondo il resoconto ufficiale della polizia, se li era provocati cadendo a terra. Ma è discutibile se i lividi e il naso rotto possano essere stati il risultato di una caduta o di una violenza fisica. Poco dopo la dichiarazione della polizia, Franz Gürtner, il ministro della giustizia bavarese, decide di rilasciare il corpo di Gehli per permetterne la tumulazione a Vienna, fuori dalla giurisdizione tedesca. Doppi saldi, doppi risparmi in poltrone sofà. Sconto del 50% più fino a un ulteriore 40% e paghi in 48 mesi senza interessi. E in più questa settimana 2500 divani in pronta consegna a soli 99 euro. Termina domenica. Poltrone sofà, artigiani della qualità. I grandi progetti dell'ingegneria rendono affascinanti i nostri ricordi, accudiscono i nostri giorni e preparano le basi al nostro futuro. Piramidi, grattacieli, ponti, aerei, motori, razzi spaziali. Come sono nati, come sono fatti e come fanno parte della nostra storia. Icone dell'ingegneria, da martedì 22 gennaio alle 21.15, su Focus. Fuori nevica e vuoi prendere il climatizzatore? Da ogni euro è il momento giusto. Il Samsung Wind Free classe A++ costa solo 799 euro. E in più ci danno a scelta il robot aspirapolvere Roomba WiFi o la lavastoviglie Electrolux. Fammi capire, a 799 euro il clima Samsung è una di queste due meraviglie? Sì, ma non ti preoccupare, ho già scelto io. Ogni euro batte forte sempre. Ai primi sintomi dell'influenza, non aspettiamo di finire in pigiama e con tante medicine. Aspirina C agisce già dai primi sintomi di febbre, gola infiammata e dolori influenzali, dando un rapido sollievo. E grazie alla vitamina C,
ha un effetto positivo sul sistema immunitario. Pensiamoci subito. Aspirina C. Il mal di gola rende grigia la tua giornata. C'è nuovo Aspigola. A base di flurbiprofene agisce rapidamente e fino a 6 ore sul mal di gola. Nuovo Aspigola da Bayer. Tutti nasciamo curiosi e inarrestabili. Tutti nasciamo 4x4. Ma poi tutti cresciamo e troviamo un nuovo stile. Cerchiamo nuove tecnologie e nuove sfide. Ma la nostra anima resterà 4x4 per sempre. Nuova Jeep Renegade, tua 18.900 euro con finanziamento B-Smart. I Red Days Vodafone sono tornati. Per te a gennaio i migliori smartphone sulla Giga Network 4.5G. Con sconto fino al 50%. Vieni nei nostri negozi. Ma sì, mamma, sì, l'ho preso il guelfino. Le lasagne sono in frigo. Sì, ho rinnovato la polizza auto. E su segugio.it confronti le migliori assicurazioni online e risparmi. No. No, mamma, non puoi venire qui a trovarmi. Non si preoccupi, signora, suo figlio è in buone mani. Piuttosto, mi dica di più sulle sue lasagne. Automobilisti, senza indugio su Segugio. Segugio.it, il migliore amico del risparmio. Mamma, scusami, ti richiamo. Ti sento male. Buongiorno, ho ricevuto il suo messaggio. Questa è la soluzione preferita dai nostri clienti. Grazie, ma io non amo le scelte comuni. Nati per distinguersi. Jaguar E-Pace White Icon con ticket easy. Solo ora con furto, incendio, manutenzione e 3.000 euro di optional inclusi. Il focus movie di questa settimana è Ali. Giovedì alle 21.15. Focus. Guarda verso l'infinito. Guidati dalla tenace ricerca di migliaia di scienziati, ci spingeremo ai confini e alle origini del cosmo. 4 appuntamenti esclusivi a cura di Luigi Bignami. Vi sveleremo quello che da poco hanno scoperto gli astronomi. Universo misterioso, le ultime scoperte. Da lunedì 21 gennaio in Prima TV Assoluta su Focus. La morte di Geli incide profondamente su Adolf Hitler. Quando hanno trovato il corpo di Geli, Hitler è stato subito informato ed è rimasto pietrificato. È sbiancato e non ha parlato per parecchio tempo. Quindi è evidente che Hitler fosse legato profondamente a Geli. Secondo alcuni membri del suo ristretto circolo, Hitler ha pensato anche al suicidio. Era davvero addolorato per l'accaduto. Sinceramente addolorato. La morte di Geli ha sicuramente avuto ripercussioni su di lui, condizionandolo molto anche come politico. Era vicino alla conquista del potere, ma si è ritirato in privato, nel suo quartier generale, a rimuginarci sopra. Era vicino al crollo psicologico, credo. È interessante che avesse un busto di Geli realizzato da un noto scultore tedesco, Ferdinand Liebermann. Era di bronzo ed era stato messo nella stanza di Geli, nell'appartamento di Monaco. C'era una stanza per Geli anche nel Berghof. Entrambe le stanze, sia quella dell'appartamento di Monaco che quella nel Berghof, erano una sorta di santuario per Geli. In entrambe c'erano fiori freschi, foto e nella stanza di Monaco anche il busto in bronzo. Ma molti si chiedono se il suo comportamento sia il risultato del dolore o del senso di colpa. Non credo che ci sia modo per discriminare tra le due cose. Credo che soffrisse molto, ma il motivo di tanta sofferenza nessuno può saperlo. Hitler era un egoista, quindi non avrebbe smesso di perseguire quello che considerava il suo obiettivo, la conquista del potere.
Ma sicuramente più di qualunque altro evento nella sua vita emotiva, questo lo aveva colpito moltissimo. Era considerato un suo punto debole e, se non avesse reagito velocemente, sarebbe stato una minaccia. Non ci vuole molto perché Hitler torni alla campagna elettorale. Presto riprende a viaggiare per il paese, con lo scopo di conquistare nuovi sostenitori. Nel giro di 2 settimane ricomincia a tenere discorsi, attirando la gente con l'inganno nel suo cammino verso il potere, che lo condurrà alla cancelleria. Gli eventi del 1931, che avrebbero potuto potenzialmente ostacolare la salita al potere dei nazisti, hanno determinato una maggiore consapevolezza dell'importanza dell'immagine pubblica. Credo che il caso di Geli Raubal abbia quasi accidentalmente determinato il processo di pulizia dell'immagine pubblica di Hitler, cosa che in un certo senso ne ha favorito l'ascesa. Nel 1933 il partito nazista sale al potere e Adolf Hitler diventa il nuovo cancelliere della Germania. Ma ha ancora degli oppositori nel paese. La decisione è stata presa in modo che l'imbarazzo per ciò che era accaduto nel 1931 col suicidio di Geli non si ripetesse. Così nel 1934, per cementare il legame con la patria, Hitler decide di ripulire il paese da quelli che considera i nemici dello Stato. Una buona occasione per risolvere alcune questioni anche con i vecchi amici, inclusi quelli che sapevano troppo su Geli Raubal e la sua relazione con Hitler, è stata la notte dei lunghi coltelli nel 1934. La notte dei lunghi coltelli è il tentativo di Hitler di liberare il paese dagli individui che sono considerati un pericolo per lui e per il regime nazista. Tra il 30 giugno e il 2 luglio del 1934, circa 85 persone sono giustiziate. Tra coloro che vengono uccisi o costretti a fuggire, ci sono individui collegati direttamente al caso Geli Raubal. Gli storici hanno notato che alcune persone che conoscevano Hitler sin dall'inizio hanno avuto un'insolita vita breve. Secondo la versione ufficiale, le squadre d'assalto hanno tentato un putsch che Hitler ha represso con le SS. Ma durante la notte sono state uccise molte persone che non avevano nulla a che fare con le squadre d'assalto o il putsch. Bernhard Stempfel, l'amico intimo di Hitler che si suppone avesse recuperato le lettere scritte a Geli, viene trovato morto in una foresta vicino Monaco. Mentre Fritz Görlich, il giornalista che stava investigando sulla morte di Geli, viene giustiziato nel campo di concentramento di Dachau. Otto Strasser, che sostiene che Geli gli abbia rivelato dettagli sulla sua relazione con Hitler, fugge in esilio per evitare la stessa fine. Altre persone collegate al caso Geli Raubal hanno invece una sorte migliore. Franz Gürtner, che ha presieduto il caso come ministro della giustizia bavarese, viene promosso da Hitler come ministro della giustizia di tutto il Terzo Reich. La polizia e il Dipartimento di Giustizia di Monaco erano in quel momento dalla parte dei nazisti, anche perché il ministro della giustizia era un vecchio amico di Hitler. Franz Schwarz, il membro del partito nazista che la polizia non è riuscita a interrogare sulla scena del crimine di Geli Raubal, diventa Oberstgruppenführer dell'SS e resta a far parte dell'entourage di Hitler. Io considero questo caso una copertura, forse nata originariamente ad opera di alcuni esponenti della polizia. A quel tempo, squallidi personaggi come quello che più tardi sarà capo della Gestapo, Heinrich Müller, facevano parte della polizia. Questo caso è stato trattato in modo tale da far circolare la versione dei fatti gradita ai nazisti. Forse non conosceremo mai la reale natura della relazione tra Hitler e Geli, ma le circostanze che circondano la sua morte
continueranno a dividere le opinioni anche nelle generazioni future. Molti nemici di Hitler, se fosse stato un omicidio, sarebbero stati contenti. Sebbene fosse materiale perfetto per uno scandalo, per il gossip, se ci fossero state delle prove evidenti, i nemici di Hitler l'avrebbero urlato a squarciagola, invece di sussurrarlo. La morte di Geli Raubal è stata sottoposta a indagini molto accurate e non è emerso nulla che potesse far pensare a qualcosa di diverso da un suicidio. Nella teoria del complotto, Hitler le ha sparato e poi ha lasciato la casa, ma non ci sono prove che le abbia sparato. Molto probabilmente lei è rimasta a casa da sola, è andata a letto, ha chiuso la porta a chiave e si è sparata. Sembra un caso chiuso. Geli Raubal si è uccisa. Ma dopo il suicidio di Hitler e la sconfitta della Germania alla fine della Seconda Guerra Mondiale, le indagini sui crimini accaduti durante il periodo nazista vengono riaperte dalle nuove forze di polizia tedesche. Nel 1949 la polizia di Monaco ha tentato di ricostruire l'uccisione di Fritz Görlich, un famoso giornalista che aveva affrontato con i suoi articoli i nazisti tra gli anni 20 e 30. La polizia ha tentato di capire chi avesse ordinato l'omicidio e chi lo avesse compiuto. Nel resoconto finale dell'indagine si ipotizza che Görlich stesse raccogliendo materiale sul presunto suicidio della nipote di Hitler, Angela Raubal. La polizia, nel 1949, sostiene che Görlich sapesse molte cose sul caso Raubal e che sia stato ucciso nel 1934 proprio per evitare che parlasse. Mentre le discussioni tra coloro che credono che sia stata uccisa e coloro che pensano che si sia suicidata continuano, tutti sembrano concordare su una cosa. Comunque sia morta, una sola persona è responsabile della sua fine. La relazione con la nipote Geli era malata, se così si può dire, anche se non vogliamo credere alle voci più scandalose che circolano. Era sicuramente possessiva, crudele, di sfruttamento e manipolazione. Era la tempesta perfetta per creare una situazione in cui sentirsi disperati e depressi. Questa combinazione ha prodotto un'atmosfera nociva che alla fine ha portato al suicidio di Geli. Quindi su Hitler ricade una certa responsabilità. Era responsabile delle condizioni in cui si trovava Geli e, se così si può dire, l'ha ridotta a sentirsi praticamente senza futuro. L'ha resa prigioniera in una gabbia dorata e, in questo senso, ha contribuito direttamente alla sua morte.